si è perso di vista, io mi cambio il bello. Questo lo mettiamo qua, così ci tiene compagnia. E me ne metto uno un po' più consono. Voilà, nuovo di pacca da Amazon questo. E come promesso, eccoci qua per parlare di Soul. L'ho riguardato e devo dire che l'angoscia è rimasta la stessa. Anche se ho trovato qualche punto in più di cui parlare, specialmente dal punto di vista del messaggio che vuole portare Soul, che vuole portare il regista e tutta la troupe che ci ha lavorato. Ma partiamo appunto dall'inizio, partiamo con ordine. Per prima cosa diciamo che il regista è Pete Docter. Chi è Pete Docter? Allora, se non lo sapete, ve lo dico io. Pete Docter è il regista di Inside Out, di Up, è il regista di Monster & Co, è lo sceneggiatore, il co-sceneggiatore di Toy Story 1 e Toy Story 2. Quindi diciamo che Pete Docter è il regista dei capisaldi della Pixar, dei capolavori della Pixar. Perché se pensiamo ai capolavori della Pixar, a me vengono in mente Up, viene in mente Inside Out, viene in mente Monster & Co, per quanto fossi piccolo quando è uscito, però poi l'ho riguardato ed è molto profondo come racconto quello di Monster & Co. Per questo vi dico che comunque io sono rimasto comunque deluso da Soul. I personaggi in Soul sono poco profondi, secondo me. Partiamo subito così, con delle vangate nelle ginocchia. E anche la storia è un po' troppo veloce, secondo me. Per raccontare una storia del genere, per mandare un messaggio del genere, c'è sicuramente bisogno di più tempo, di più approfondimento della storia dei personaggi. Ed è un livello molto più basso, secondo me, molto più basso di quello che Pete Docter ci ha abituati. Se io penso a un cartone della Pixar, ripeto, penso ad Up, penso a Inside Out, sono... Cos'è caduto? In Up, dopo 5 minuti che hai iniziato il film, hai già il magone. Sei già dentro la storia, sei già partecipe della storia, sei già amico del vecchietto di Up. Se tu guardi Inside Out, dopo 5 minuti sei dentro la testa della bambina e sei già amico della bambina, capisci già quello che prova, capisci già cosa provano le emozioni, tristezza, gioia e via dicendo. Sei già parte della storia. Secondo me questo in Soul non succede. E mi dispiace perché è Pete Docter ad averlo diretto. Ed è un artista, ed è un regista che ci ha sempre portato della roba bellissima. Quindi sono un po' deluso. Sono molto deluso in realtà. Non mi sono piaciuti neanche troppo i mondi paralleli. Giocano molto sulla linea di Cavandoli. Dovete sapere che Pete Docter lavora molto, gli piace tantissimo lavorare sui mondi, sugli altri mondi, sui mondi, su altri mondi, su mondi paralleli, mettere più mondi nello stesso film, lo si vede in Inside Out, lo si vede in Monster & Co, lo si vede anche in Up. Qua non mi sono piaciuti molto. La luce bianca mi ha inquietato tantissimo. Però non mi ha lasciato niente, non mi ha lasciato qualcosa. E mi dispiace, ecco, tutto quello che sto dicendo mi dispiace perché è la Pixar. Mi dispiace anche, ma soprattutto mi dispiace perché è Pete Docter, sinceramente. Andiamo a vedere però di cosa parla effettivamente Soul. Soul parla di come gli esseri umani, o perlomeno quello che ho visto io, è la mia opinione,
ci sono i commenti per smentirmi e vorrei che nascesse una bella discussione. Sono sicuro ci sia gente a cui è piaciuto tantissimo e sono sicuro ci sia gente a cui è piaciuto meno di quanto sia piaciuto a me. Perciò cerchiamo di creare sempre con educazione una bella comunità, una bella conversazione. Stavo dicendo, di cosa parla Soul? Soul parla di come tendenzialmente gli esseri umani si aggrappino a dei ruoli, a degli scopi di vita per vivere la vita, che è semplicemente una condizione sociale, nel senso che ci condiziona la vita, che ci inculcano sin da piccoli. Prima con la scuola, poi con il lavoro. Per stare al mondo devi avere uno scopo, non puoi vivere la vita senza uno scopo. Che poi si sbaglia e si pensa che vivere la vita sia vivere nella società, ma sono due cose completamente diverse, ok? La vita non è la società non è la vita, la vita è a sé, la società è un'altra cosa, è una struttura umana. Ma siamo arrivati a un punto in cui vita e società sono talmente legate insieme che se tu vuoi vivere la vita, devi avere un ruolo nella società. 22, uno dei personaggi del film, questa condizione sociale non ce l'ha. E infatti si vede cosa succede nel film, non ve lo dico, non vi dico altro. E credo che Soul voglia spiegare proprio questo, ovvero che prima di essere un impiegato, uno scienziato, un imprenditore, il presidente degli Stati Uniti, un attore, un pittore, un meccanico, un contadino, prima di essere il tuo lavoro, sei un essere umano. E credo che la maggior parte delle persone che dovesse rispondere alla domanda chi sei, risponderebbe con nome, cognome e lavoro che fa. Ed è proprio qui che picchia Soul, è proprio qui che va a esplorare, che prova a esplorare Soul. E questo film capita in un momento importantissimo, in un momento della storia in cui questa domanda se la sono fatta tanti. Anche perché nel lockdown che ci siamo lasciati alle spalle, specialmente il primo, tante persone che vivevano per il lavoro, trovandosi senza il lavoro, si sono trovati senza uno scopo di vita, si sono trovati a vivere un qualcosa che per loro non era vita. E proprio qui si è visto il distacco. Cosa vuol dire società e cosa vuol dire vita? La società ha avuto un crollo, ma la vita è rimasta lo stesso. E molte persone sono rimaste talmente estraniate da questo concetto che gli è piombato addosso senza che loro se ne potessero fare niente, senza neanche accorgersene, da un momento all'altro. Il giorno prima loro vivevano per il loro loro vivevano per il ruolo che avevano nella società e il giorno dopo quel ruolo gli era stato portato via. Eppure continuavano a vivere. È una cosa, una riflessione molto pesante, è una riflessione molto delicata da fare. E bisognerebbe andare molto in profondità per fare un bel lavoro, specialmente in un cartone come Soul. Specialmente in un cartone della Pixar. È una grande riflessione, secondo me, questa, che bisogna fare. E Soul doveva giocarci dovevano giocarci di più su questa cosa qua. E ci hanno giocato un po' poco, secondo me. Secondo me ci hanno giocato un po' poco. Anche perché questo cartone d'animazione, questo film d'animazione, potrebbe aiutare tante persone a capire che società e vita sono due cose completamente diverse, che società e lavoro sono due cose completamente diverse, che vita e lavoro sono due cose completamente diverse, che anche società e lavoro in realtà, che uno scopo, un obiettivo che ti imponi nella vita è completamente diverso dal vivere. Il vivere è un'altra cosa, puoi vivere senza scopo, puoi vivere senza lavoro, la vita
è gratis. La vita di sé è gratis, non ti chiede niente in cambio. La vita ti arriva senza che tu la voglia, non ti chiede niente, e per questo non ti chiede niente. Vieni al mondo gratuitamente, non hai un debito pubblico addosso. Poi la società te lo mette, ti dà degli obblighi e dei doveri, sei nato, perciò devi fare questo, tendenzialmente. Ma la vita è completamente gratis, la vita è gratis. Arriva senza che tu la chiedi e ti viene portata via senza che tu lo chiedi, nella maggior parte delle volte. Tutto quello che c'è in mezzo è umanità. Perché bisognerebbe capire che prima di essere un impiego siamo esseri umani con una sola vita fatta di momenti, di piccolissimi momenti, tutti egualmente importanti, dal camminare all'esibirsi su un palco, per rimanere in tema soul. E secondo me non ci riesce così bene. Fa un bel discorso filosofico, ma in un contesto poco fiabesco, poco per bambini, molto più da adulti, e anche per gli adulti rimane un po' sfocato, perché secondo me cerca di tenere il piede in due scarpe, di essere sia un cartone, sia un film d'animazione per bambini e sia un film filosofico in cui parlare agli adulti. O fai una cosa, nel senso, o fai un cartone, come può essere Inside Out, in cui è praticamente per bambini, ma fai l'occhiolino agli adulti e spieghi qualcosa agli adulti, con però con il racconto per bambini, con l'occhio puntato sull'infanzia, puntato sul ragazzo, come fa anche in Up, benché si parli anche di vecchiaia, di una vita passata insieme con un'altra persona. Però Up è un film prettamente per bambini, che fa l'occhiolina agli adulti, però è un cartone, è un film d'animazione per bambini. Soul, secondo me, no. Secondo me non sono riusciti a farlo così bene come potevano fare, diciamo così. È comunque un film Pixar, quindi va già sopra a un sacco di altri film, è già in una categoria oltre il normale film d'animazione che puoi trovare. Però non è, nella classifica della Pixar, secondo me è uno degli ultimi posti. Si prende uno degli ultimi posti. In conclusione, è un bell'argomento, ma questo film non esplica il compito che ha il cinema, ovvero di insegnare attraverso le immagini, di insegnare attraverso le emozioni. Cosa che tra l'altro la Pixar e la Disney che c'è dietro sono dei maestri a fare, ok? Sono un po' il caposaldo dell'animazione occidentale. Adesso, prima era la Disney, adesso è la Pixar. E mi dispiace se non riescono nel ruolo che si sono prefisse di fare da molti, molti, molti anni. Anche perché io con Soul non mi sono emozionato. Non mi sono emozionato, mi sono emozionato come quando guardo un video sulla filosofia, ok? Molto interessante, molto bello quello che mi vuoi dire, ma io mi annoio se me lo dici così. Partendo dal presupposto che comunque hanno una grafica della Madonna questi film, sempre di più, e dopo 25 anni abbiamo una New York in Soul che sembra ripresa con una telecamera, sembra che qualcuno sia andato per le strade di New York a fare delle riprese. Una grafica della Madonna, ma non basta, non basta. È la storia quella che conta, sì. In questi momenti, in questi film. Mi dispiace. Ora il prossimo sarà Luca, di cui vi ho parlato già in un video, che sarà girato, cioè sarà ambientato qui a qui in Liguria, dove abito io. Speriamo bene, ok? Quindi se abbiamo visto una New York così bella in Soul, chissà cosa faranno con la Riviera Ligure. Chi lo sa? Vedremo il prossimo anno.
o no? No, in realtà vedremo quest'anno, per quello che siamo nel 2021. O almeno quando ve lo vedrete saremo nel 2021. E cos'altro dire? Niente. Sì, qualcuno mi ha chiesto i link di Amazon per la roba che sto usando. E ve li metto volentieri. Allora, vi metto quello del berretto, vabbè, così. Vi metto quello delle luci, vi metto quello dei libri, perché ci sono anche i pigri. Ovvero, io i libri ve li ho già raccontati su Instagram, però c'è una categoria di persone che io chiamo pigri, che non sono andati su Instagram a vedersi le recensioni dei libri, però mi hanno chiesto comunque i link. Allora, cosa faccio? Ve li metto qui sotto. Vi metto i link di magari non ve li metto tutti, che sono tanti, ma un po' ve li metto. E poi, non lo so, il Chuck, mi avevate chiesto, vi metto anche il Chuck. Ok? Andate a vedere in descrizione, ci sono tutti i link per gli altri social e in più i link Amazon se volete prendervi la roba che io uso per girare. Va bene? Noi ci fermiamo qui, ci vediamo venerdì prossimo, probabilmente con una pillola sugli artisti nell'ombra. Non so ancora se registi o produttori o il trucco. Vediamo, forse il trucco, non lo so. Vediamo venerdì prossimo cosa esce, ok? Quindi, ci vediamo venerdì prossimo e ciao!